Lazio rispetto a Jeremic. Cambiasso, Muntari, Muntari, cross, Eto'o, ed è Inter in vantaggio. Giocata strepitosa del più forte giocatore d'Africa, e al 15° minuto del primo tempo l'Inter sblocca la partita. Controllo e poi con sicurezza assoluta battuto Scarpi. Sì, ma non si può mai prendere dalla frenesia questo giocatore, una palla sporca, è andato incontrato con Cricito, una volta entrato in possesso di palla ha giostrato con i due piedi e poi ha infilato Scarpi con una serenità, una tranquillità. Sicuramente il miglior giocatore, lo rivediamo, qui c'è Cricito, va in contrasto, però in mezzo a due piedi e poi niente, che a fare sveltezza. Fantastico, ma tutto è la tranquillità di quello che sa che può fare gol in qualsiasi circostanza, e così per Eto'o. Da due avversari e con che rapidità, in controtempo sul portiere che tentava l'impresa disperata. Giocata di piede, Cambiasso, ancora lui, Maicon. Eto'o, straordinario, super Eto'o, Inter 2, Genoa 0, è andato in anticipo, ha controllato e con la sua eccezionale facilità d'esecuzione ha colpito ancora una volta. C'è in pratica una sorta di standing ovation per Eto'o. Sì, ma tutto da nasce, da ancora da una volta, dalla palla recuperata da Cambiasso, che si è messo davanti all'avversario, l'ha recuperata, è arrivato un pallone in orizzontale, difficilissimo da calciare, lui, questo giocatore inquadrato, Eto'o, l'ha controllato con una facilità e poi, come fosse la cosa più semplice del mondo, non ha dato scappo. Bruciato sul tempo Moretti, Eto'o va in anticipo, controlla e poi palla tra le gambe di Scarpi, Eto'o pratica fa quello che vuole. Adesso non possiamo più dire niente su Eto'o, non diciamo più niente, non abbiamo più niente, tanti aggettivi positivi, ma una cosa difficilissima l'ha fatta. Il colpo di testa vincente da parte Mariga. Bellissimo. Palla nell'angolo sotto l'incrocio dei pali e l'Inter sale a quota 3, Genoa 1. Che testata! Genoa sorpreso nello sviluppo del corner, e hanno funzionato evidentemente i blocchi di facilitazione per lo spostamento di Mariga, che va a segno e si toglie questa soddisfazione nella sfida a eliminazione diretta contro la squadra di Ballardini. È stato bravo a ritagliarsi quello spazio, ma è stato altrettanto bravo a incornare con forza e precisione, perché era in una posizione difficile, lo vediamo, lo incrocia, sicuramente c'ha due metri di troppo, però poi fuori tempo Kučka. Sì, però è bravissimo, guarda come salta e dove, non c'è niente da fare, però era bravo, solo, e ha sfruttato la libertà, sì, che gli è stata certo, lanciata. Assolutamente, d'altronde